questo è il ristorante Alice dove tu mi pare sia di casa. Sì, 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 spesso e volentieri. Ok, quindi qual è il piatto forte visto che bisogna fare pubblicità? Un po' tutti, dai. Ok, allora, Peppe Poeta, da cosa vogliamo partire? Dalla nazionale, dai, la cosa... Sì, la cosa più bella è che ha lasciato tutti col sorriso sulle labbra, con un po' di amaro in bocca, ma col sorriso tra le labbra. Abbiamo risvegliato un po' un torpore che c'era sulla pallacanestro in generale, siamo molto contenti di questo. Peccato che non arriva la ciliegina sulla torta con la qualificazione al mondiale, ma penso che tutti si siano accorti che abbiamo dato veramente tutto e questo deve essere una base per il futuro per continuare a crescere. Ecco, su Twitter suggerivano di farti la domanda: secondo te Petrucci ce la fa? Ma io sono ottimista di natura in generale, nella vita, non nella pallacanestro in questa situazione, quindi anche in questo caso sono ottimista. Siamo i primi tra gli esclusi, sono 4 wild card, siamo una nazione cestisticamente in crescita, abbiamo vinto l'oro under 20, secondo me sono varie componenti che possono aiutarci a prenderlo. Poi sappiamo che le abilità e le qualità del presidente Petrucci nel fare queste cose, quindi ci affidiamo tutto a lui. E insomma, però l'amarezza forse di aver fatto una prima fase praticamente perfetta e poi di essere calati così tanto? Sì, in una competizione del genere contano anche tanto gli accoppiamenti, ti devono andare tante cose giuste, gli accoppiamenti, le situazioni, gli orari, gli acciacchi, deve andare veramente tutto nel verso giusto. Diciamo che noi ci siamo conquistati sul campo con merito una grandissima prima fase. E nella seconda fase siamo stati forse meno bravi, meno fortunati anche, però c'è da dire che non abbiamo mai sbracato, abbiamo giocato punto a punto con la Slovenia, con la Croazia, abbiamo vinto con la Spagna anche lì nella seconda fase. E poi quelle tre partite così ravvicinate, Lituania, Ucraina e Serbia, forse ci hanno un po' tagliato le gambe e il morale, però ripeto, abbiamo dato tutto, quindi usciamo a testa alta. Ecco, tu anche se comunque, insomma, partivi dalla panchina eri sempre in campo, ad ogni canestro eri praticamente sì, in campo. Sì, è un gruppo che è molto compatto in generale questo qui, perché è cresciuto insieme. Io personalmente sono 7 anni che vado in nazionale, più o meno il gruppo ha un aggiunto, due aggiunte, quest'anno poteva essere Melli, Gentile, però la generazione è quella lì. Siamo cresciuti insieme, ci vogliamo bene, siamo amici anche qui dal campo. E questo fa sì che c'è grande attaccamento anche durante le partite, sia se giochi di più che se giochi di meno. Ecco, la storia dei cani. Se gentilmente, quello che puoi dire, ma gentilmente. Ma niente, la storia dei cani è quando fai una serata, quando ti diverti, quando sei a cena fuori, ti chiami in qualche modo così per scherzare, noi ci chiamiamo cane, vieni qua, così in generale, anche perché era un sinonimo di randaggi, di scappare di casa, di alla riscossa, di un po' di tutto. Quindi cane sciolti. Cane sciolti, va, sì. Un aggettivo per ogni tuo compagno. Vai. Io ti dico la Tome. Subito così. Eclettico. Gentile. Testa calda. Belinelli. Big Balls. Melli. Professore. Aradori. Cane. Rosselli. Bovaro. Cousin. Hakim. Mago. Slim. Cicciarini. Ciccia. The Man. Dinner. Little Bastard. Ecco, si chiamo Italy. Precisino. Un aneddoto della Slovenia, se te lo porti dietro, insomma, che vorrai raccontare ai tuoi figli, visto che hai fatto questa. No, aneddoti pochi, perché abbiamo fatto veramente 11 partite in 15 giorni. Quindi ma per spogliatoio magari anche. Cioè. No, avevamo una cosa che quando tornavamo in spogliatoio, quando vincevamo, cioè non basta, chiamatene altri, che fate un All-Star Game, quando eravamo in ritmo che vinciamo tutti. Okay. Ma niente di particolare. Per battere l'Italia ci voleva lo Star sì, Game. Sì, però c'era un rituale prepartita? No, ognuno c'ha il suo su questa cosa qui, ognuno c'ha il suo. Qual è il tuo allora? No, io ho semplicemente le mie cose in linea di massima, che più che scaramanzie di preparazione alla partita. Dallo stretching a un
una serie di tiro che faccio particolare piuttosto che un'altra cosa. E cioè, parlando un po' di te, insomma, quali sono le persone più importanti della tua vita? Raccontaci, se ti dovessi descrivere. Ma io sono... a me piace molto stare in mezzo alla gente, con ho tantissimi amici in tutte le parti in cui ho giocato, però logicamente prima di tutto c'è la mia famiglia, alla quale devo tutto quello dove sono arrivato e tutto, la mia fidanzata, a cui poi sono insieme da tantissimi anni, e quindi non si può fare una scala, ci sono beni diversi e affetti diversi, però poi una cosa di cui vivo tanto è stare in mezzo alla gente, divertirmi, scherzare con la gente, è una cosa di cui non potrei fare a meno, per esempio, però prima di tutto la mia famiglia. E... in che modo, vabbè, le famiglie viziano in generale, sì, magari, generale, sì, ecco, sì, sì. In che modo ti vizia la tua? Ma c'era mia nonna che mi ha cresciuto, che adesso non c'è più, che ho perso quest'anno, che mi ha viziato veramente tanto, infatti. Ma a cibo? In tutto, era il suo cocco. Però in generale anche mia madre, qua, come tutte le famiglie, immagino. Tipo a me mi fa scendere l'acqua per il bagno, a te che cosa fanno? Mia nonna addirittura mi levava i semi dall'anguria. Quella nonna è di nome? Ah. Come si chiamava la nonna? Aida. Aida, bello. Quello è, ha ragione lei, amore. La tua canzone preferita è, ti va di cantarcela? Wow. No, vado molto a momenti là, sulle canzoni. Adesso che c'è? Adesso che c'è? Estate. Giovanotti. Dentro la conchiglia, cantalo tu il tono. Sento il mare dentro la conchiglia. Estate. L'eternità. Un battito di ciglia. Faccio questo. Il detto napoletano che ti piace di più. Non abbiamo tempo. Ricetto pappice vicino alla noce, rammo tempo che ti spurtò. Disse il pappice vicino alla noce, dammi il tempo che ti apro, diciamo. Quindi non rompere le palle? No, nel senso che c'è il pappice che è un uccello che va sulla noce. Che il picchio praticamente, okay. Che è sulla noce. Dammi il tempo che prima o poi ti apro, cioè se insisto, prima o poi si apre. E invece il milanese, visto che c'era l'ipotesi di andare. Il milanese. Sai qualcosa, sì? Se c'era l'ipotesi di andare. Sì, ce l'ho perché Gallo ogni volta mi parla in milanese, infatti litighiamo, certe volte non ci capiamo addirittura in stanza, dobbiamo parlare inglese alla fine. Qual è il tuo compagno di stanza, Gallinese? Sì, sì. Invece in Slovenia? Era Gigi, poi si è fatto male all'ultimo momento, quindi Rosselli. Porti fortuna tu? Sì. Mi rimasi. Fortuna, non mi porta loro sfortuna a me. No, vabbè, che cosa ti ha insegnato Gallinari? No, Tornai a insegnare. Vada via il culo, per me, pirla. Possiamo provare a fartene dire una, però qua devo fare io perché sì, te. No. Ne sa più se un martura casua che scrocca cadi elter. Neanche io. Ne sa più se. Un martura casua. Che un scrocca cadi elter. Ok. Che vuol niente, dire? Infatti. Ne sa di più un pirla a casa sua che l'intelligente a casa degli altri. È una gran saggezza. Che abbiamo parlato di Milano. Adesso, come ci dicevamo prima, è un momento un po' particolare dove si stanno capendo diverse cose. Tu nel futuro dove ti vedi o quale prospettive ci sono davanti a te? Ma non lo so, adesso penso al presente che mi vedo ancora legato alla fine di incontro con la Virtus, c'è qualche problema, però continuo di risolverlo. Adesso vivo dalla giornata, diciamo, più che altro. Continui ad allenarti, sì, però, sì, ovviamente. Sì, logicamente, in attesa di una soluzione sulla questione. E tra 10 anni dove si vede Beppe Poeta? Come agente dei calciatori. Oppure come general manager di qualche squadra. Non allenatore? No, assolutamente. Perché no? Com'è il tuo rapporto con gli allenatori? Qual è stato ottimo, il tuo rapporto ottimo, con gli allenatori? Non ho avuto problemi con nessun allenatore in tutta la mia carriera. Poi ho avuto anche la fortuna di giocare sempre tanto, quindi quando giochi sempre tanto è difficile che hai un cattivo rapporto. Si crea una discussione. Sei molto attivo tu sui social? Sì, Twitter molto e Facebook poco, devo dire la verità.
Twitter, sì. E come la vivi, insomma, i fan? Mi piace stare in contatto, mi piace pensare, mi piace sapere cosa pensa la gente, mi piace essere abbastanza aggiornato a tutte le notizie, indipendentemente dalla pallacanestro a tutto il resto del mondo. Seguo anche un po' il resto del mondo. Un po'. E il tuo account è stato verificato prima di quello di Ottobre? Bene, sì. E quindi sottolineatelo questo. Sì. Non ti conta e chiudi. Gigi se l'è meritato, io. No. No, io. Secondo te dei quattro italiani che allenare quando tornerà, insomma, come andrà a finire questa NBA? Ma c'hanno tutti e quattro belle sfide. Gigi perché è il primo anno e dovrà dimostrare quello che vale, sono convinto che ce la farà benissimo. Gallo ha già dimostrato tutto, deve pensare solo a mettersi a posto. Belli l'anno scorso viene da una gran stagione, c'è la possibilità di giocare una grande squadra, di giocare per il titolo, secondo me è l'unico che potrà giocare veramente per il titolo. Andrea invece c'ha una grande sfida, però molto stimolante anche la sua perché gioca nella città più importante del mondo, quindi c'ha gli occhi addosso di tutti. Sono quattro belle sfide, quest'anno secondo me si divertono tutte e quattro e hanno delle belle motivazioni tutte e quattro. Ecco, sempre parlando di social, tu sai cos'è la giornata tipo, sì? Sì. Qual è la giornata tipo di Beppe Poeta? Ma io la verità è che sono il classico italiano medio, il classico proprio. Quindi non rubi i biberon come scritto? No, non è vero. No, perché a noi hanno detto di stare attenti ai portafogli. Parlo poco in dialetto. Io te lo dico per onestà. Una tragedia, ragazzi, però va bene, è nato tutto quando ho fatto la prima partita nazionale, ho fatto 3 rubate in 4 minuti al torneo di Trento, mi piace, fa ridere, non sono permaloso, quindi va bene così. Vabbè, allora salutali, ti prego. Ciao ragazzi, ciao Raffa. No, tutto quello che si muove intorno alla pallacanestro, che crea interesse, crea simpatia, fa bene a tutti. Ora parliamo un po' delle fighe sugli spalti degli europei. Una è la mia ragazza. Infatti la seconda era questa. Sì, una delle fighe è la mia ragazza, sì. E delle altre quindi, un po', quindi erano tutte le ragazze dei giocatori. Sì. Porelle le chiamavano le cani alla fine. Perché cani. Che brutta cosa. Ma tra l'altro. Non sono permalose neanche loro. Per fortuna. Sono abituate con noi. Bene. No, venivano a vedere le partite come spettatrici, come spettatori, come normali. Genitori normali. I genitori di Magro sono passati alla storia per darmi solo un minuto. Sì, no, i tuoi non c'erano. Sì, sono venuti due partite a Lubiana. La Salerno, la Battipaglia è un po' lontana, è vicinissima. No. Il miglior compagno di questi anni a Bologna? Facile. No, proprio facile non è, perché ci sono avuti due particolari, Angelo Gigli e Sani Kiz, diciamo che ho condiviso tantissimo con loro. Ma a livello di tempo, a livello sì, di... Sì, dentro e fuori dal campo, praticamente. Con Sani ho fatto i primi due, con Angelo gli ultimi due, quindi non sono scantesimi, però con loro due in assoluto. È un aneddoto che ti ricordi, ti porti dietro? Sono un milione. Uno che si può raccontare per favore. Sì. Ok. Che Sani Kiz, ragazzi, quando si è presentato a me, c'aveva scarpa viola, calzino e spugna bianco, bermuda a quadretti e maglia a righe. Campione. Con questo non ci posso neanche parlare. Invece di essere il mio migliore amico. Quanto sei durato? 31 minuti, oh. Mai durato così tanto. 31 è troppo. Non ce la posso fare. E allora che dire? Schiacciami. Sto 5.